Salve a tutti ragazzi e bentornati a Make Shush. Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati nell'ultima puntata. John Seed c'è appena morto davanti agli occhi, il fratello più piccolo, e noi ci stiamo dirigendo, ovviamente col fast travel, al suo bunker, perché lì è segregata la nostra amica, la donna Ranger, insomma il vice, che era insieme a noi all'inizio del gioco. Ci siamo ragazzi, siamo pronti a entrare dentro il bunker, lì dove tra l'altro c'era sfuggito per la prima volta John, che allora ha fatto una morte orribile se ci pensiamo, perché è caduto dall'aeroplano eccetera eccetera. Qui ovviamente ci sono, ma che? Boh, vabbè, era un kamikaze. Ci sono i suoi accoliti che ci aspettano, proteggeranno ovviamente i suoi segreti, il suo bunker e soprattutto i suoi prigionieri. Ma ricordiamoci quello che faceva John. John prendeva proprio in maniera, insomma, violenta le persone per convertirle alla setta. Era un po' il reclutatore, il Battista, no? Perché lui li prendeva e li... no, affogava, però come si dice, li portava al battesimo per espiare i loro peccati. Ha chiesto anche a noi... oddio, ho sbagliato tutto, vabbè. Ragazzi, io inizio le puntate sempre così in media stress, insomma, nel punto più alto dell'azione. Sempre il solito bordello, però insomma, lui prendeva le persone, le convertiva, tra l'altro io penso sempre con un forte, un massiccio utilizzo di Gaudio, perché senza il Gaudio secondo me le persone, ok che probabilmente in questa zona degli Stati Uniti c'è una alta presenza e insomma e dominanza di persone particolarmente volubili e dallo stato sociale molto basso, no? I famosi white trash di cui vi parlavo. Però insomma ragazzi, la droga deve fare il suo corso. E tra l'altro non sarebbe Far Cry se non ci fosse quel tocco un po'. E vai, siamo dentro. Un po' no onirico, però ragazzi sapete, in tutti i Far Cry che abbiamo giocato c'era sempre quella dimensione un po' alternativa. C'era lo Shangri-La, c'era la droga in Far Cry 3, anche in Primal c'erano i momenti mistici, no? In cui partivamo. Chissà se in questo Far Cry ci sarà solamente il Gaudio. Allora, ci stanno aspettando i balordi. Ah, gliele potevo dire direttamente lì dentro. Beh, va bene lo stesso ragazzi, questa sarà una puntata dedita all'azione. Insomma, quindi ci ha salutato. Ah no, quello è un corazzato. John Seed, tra l'altro, era il fratello minore. Vi ho raccontato che sto leggendo la storia, la vera storia di Joseph Seed, di come ha formato la setta. Insomma, diciamo che fu proprio lo stesso John a, tra virgolette, a far traboccare il vaso della pazienza dei piccoli Seed, perché sia Jacob che Joseph, quindi Jacob è il fratello maggiore, subivano violenze dal padre. Ve l'ho raccontato che era alcolizzato, un fanatico religioso anche lui. E quando però il papà passò a picchiare John, ecco che insomma la sopportazione arrivò al culmine e lo stesso Jacob, il fratello più grande, aveva deciso di ucciderlo, no? Di uccidere il padre. Poi vabbè, intervenne Joseph spiegandogli che l'uccisione del padre è un crimine grave, no? Cioè uno può litigare, ma arrivare a uccidere il padre, no. Però ragazzi, è stato in quel momento che Joseph ha sentito la sua, il richiamo del Signore, no? Lui sentì, la descrive come la voce gli ha parlato, e questa voce era la voce del Creatore che gli ha dato una missione. La sua missione è appunto quella di, come dire, portare alla salvezza l'umanità. Però la cosa differente dalle altri, insomma, chiacchieroni, no? Che solitamente è così, no? Che decantano la fine del mondo. Quella di Joseph è una salvezza attuale, terrena. Però questi si nascondono un po' troppo. Un po' troppo. Ah, corrono, vanno, non si sta a capire niente. Comunque, dicevo ragazzi, è una salvezza che l'uomo, comunque chi si unirà alla setta, potrà raggiungere finché è ancora in vita. Non dopo la vita, che ovviamente si promette, ah, la vita oltre la morte, no? Fate una vita retta perché così potete andare in paradiso dopo. No, il paradiso è adesso, secondo Joseph Seed. Vabbè, quindi ragazzi, quando comunque scoprirò di più ve lo racconterò. Però appena avremo un momento, perché mi sembra che stiamo facendo veramente il panico con questa mitragliatrice, voglio raccontarvi una cosa, perché mi sono andato un po' a documentare, tante cose le sapevo già, però cioè voglio farvi capire la sfumatura dietro al nome. Noi stiamo appunto combattendo la setta di Edeniti, no? Eden's Gate, l'Eden, il giardino dell'Eden. Cioè delle sfumature un po' interessanti. Intanto siamo arrivati? Che succede qua?
lo so io, dai. Novellino, sei tu? Oddio. Dopo mezz'ora, m'ha menato. Non pensavo saresti tornato. Ha iniziato a succedere qualcosa. Tutti i cazzo di Edeniti hanno iniziato a correre in giro. Hanno iniziato a chiudere le porte, a chiuderci dentro e pensavo che sarei rimasta qui per sempre. Tutta colpa sua. Lui, quel maledetto pezzo di merda. Lui veniva qua giù solamente per fermarsi a guardare. Noi imploravamo pietà e lui restava a guardare, cazzo. Gli altri. Ok. C'è altra gente bloccata qua giù con me. Dobbiamo tirare fuori tutti. E poi daremo fuoco a questo posto di merda. Decidi tu se darmi una mano o levarti di turno. Avanti, dobbiamo raggiungere la sala di controllo. È l'unico modo per aprire le stanze e liberare gli altri. Ah, pensavo che mi dava la scelta. No, ti aiuteremo, vice. Hudson, ti abbiamo salvata. Ci stavi ripagando con una moneta veramente brutta. Cioè, mezz'ora a cazzotti a prenderci a pugnalate, non ci ha riconosciuto. Divise per sezione. Merda. C'è una protezione contro lo sblocco globale. Dovrò fare una sezione per volta. Vai giù alle stanze e libera i prigionieri mentre mi occupo delle serrature. Ci sentiamo via radio. Porte di emergenza aperte. Ok, dai, liberiamo i prigionieri. Infatti, non nego, e fatemi sapere che ne pensate voi, se avete pensato come me. Ma la prima cosa che mi è venuta in mente quando ci ha attaccato, ho detto, vabbè, questa qui, ragazzi, gli hanno... Oh, questo è esploso in mille pezzi. Gli hanno fottuto il cervello con il gaudio, ho pensato. Invece no, semplicemente non ci ha riconosciuto. Bella ragazzi. Bella raga, uscite. Vabbè, insomma ragazzi, vi voglio raccontare sto momento didattico che è interessante, no? Eden's Gate, quindi i cancelli dell'Eden. Ma che cos'è l'Eden? L'Eden è la parola con cui si... Insomma... No, classifica, però... uccisione con la dinamite. Si identifica il paradiso, no? Il famoso giardino dell'Eden. Ora, voi sapete che il giardino dell'Eden è nella Bibbia... È descritto come appunto questa pianura, che poi in realtà Eden significa pianura. Stiamo scherzando. Merda. Una delle sezioni è legata ad un'altra sala di controllo. Mm-hmm. Non posso fare niente da qui. Devi trovare l'altra sala di controllo. Aspetta. La sala di controllo è chiusa. Nessun missile trovato. Sequenza di lancio interrotta. Missile. Ah, qua proprio lanciavano i missili. Ottimo, okay. Questi. Tieni gli occhi aperti. Sì. Ho fatto scendere una piattaforma dal siero di lancio del missile. Dovrebbe portarti alla sala di controllo. Troverai una serie di pannelli, distruggili. Merda, Edeniti! Va bene. Ci facciamo guidare da lei, eh. Oh. Ehi, non ti avevo visto, scusa. Ma che è? Come Fortnite? Stanno nascosti dentro i... Distruggi i pannelli. È l'unico modo per liberare gli ultimi prigionieri rimasti. Distruggiamo i pannelli. Insomma, ragazzi, dicevo, l'Eden, quindi giardino dell'Eden... Giardino da cui fummo cacciati, no? Secondo la leggenda. Oh, vabbè, ragazzi, non mi voglio esporre e utilizzare parole sbagliate. Però comunque, secondo la storia della Bibbia, cioè l'uomo fu cacciato dal giardino dell'Eden perché appunto Dio gli diede solamente una regola, no? Cioè gli diede la possibilità di mangiare e fare tutto quello che voleva in questa pianura che era piena di frutti, di alberi e di tutto quello che era possibile immaginare, però gli vietò di mangiare. Le stanze sono aperte. Ora torna al silo. Credo di aver capito una cosa. Generatore di emergenza attivo. Sì. Dicevo, gli vietò di mangiare i frutti dell'albero del male e del bene. Poi dopo
insomma, in seguito è diventato la mela dell'Eden, no? Il frutto proibito, con tutta la questione del serpente. Che poi sapete che la questione del serpente in realtà è un mito. Inizia a salire. Questi affari sono in disuso da anni, quindi se qualcosa si blocca spara ai cardini. Sì. In realtà, ragazzi, è ripreso da un mito sumero. Quindi per farvi capire quanto... vabbè, non mi voglio esporre su queste cose, ragazzi, perché poi magari uno... cioè, no, è sempre la sensibilità delle persone, no? Come dire, Mike, ma che dici? È una cattiva idea. Continua a salire. Sì, sì, continua a salire. Ma troverai una stanza dove tengono le scorte di carburante di Gaudio. Però, insomma, la mela è un'allegoria, è una... insomma, un'interpretazione. Il fatto pure del serpente deriva da questo mito... sumero, che è legato a Gilgamesh, che è uno dei, insomma, degli eroi, insomma, della mitologia antica. Questo qui, insomma, ragazzi, ve la racconto poi in maniera raffazzonata. Doveva appunto recuperare un pezzo del terreno che c'era nel giardino dell'Eden, che si trovava però sotto l'acqua, perché era sprofondato a seguito dei catastrofi, bla bla bla. Praticamente era andato sott'acqua, insomma, negli abissi. Aveva preso questo lembo di terra, di erba. Tornando poi in superficie, un serpente marino morse questo lembo di terra, se lo mangiò e ringiovanì in teoria il serpente. E da lì c'è tutta la storia del serpente, bla bla bla, dell'albero, del serpente tentatore. Vabbè, comunque fatto sta tutto questo per raccontarvi che comunque ha senso che la setta si chiami Eden's Gate, no? Quindi i cancelli dell'Eden. Perché effettivamente, secondo la storia biblica, appunto, l'uomo è stato cacciato dall'Eden, dal giardino dell'Eden, perché è peccatore. Perché ha mangiato... Wow! Sto a puntare, prendo gli ultimi prigionieri e vado. Sì, sì. Buona fortuna, ci vediamo fuori. Certo, vabbè, a me sempre nei posti più sbagliati nel momento sbagliato. Vice, rinforzi in arrivo. Sì. Rinforzi in arrivo. Ho capito. Ma dov'è? Ho capito! Ti sento... rinforzi in arrivo, ok. Vice, rinforzi in arrivo. Ma con chi c'è? Forse magari, ragazzi, ci stanno più vice. Ci vediamo in cima, vice. Ma dove sta Apri? I comandi dovrebbero essere vicino a dove ti trovi. Ah, di là, ok, scusate, sono proprio tocco. Va bene, va bene, ora ho voluto raccontare sta cosa, ragazzi. Poi non mi voglio avventurare troppo, perché poi bisognerebbe fare delle... Tanto mi sto muovendo benissimo oggi. Ma che sta succedendo? Fuoco e fulmini non acchiappano mai Shosha. C'hanno la mira al sedere questi qui. Sta tutto nero, non si stacca più un cavolo. Shotgun, ragazzi, senza mirare ammazziamo. Dicevo, perché questo gioco, ragazzi, è molto bello, perché ci permette di fare delle teorie, fare momenti didattici. Anche se God of War, ragazzi, là sì che faremo momenti didattici sulla mitologia norrenea. Vabbè, poi non vi posso spoilerare qualcosa che andrò a fare nei prossimi giorni, però... là sì, là aspettatevi tanta roba, perché sono veramente appassionato. Mentre qua dovremmo parlare della religione cristiana, quindi se... sono sicuro che si rischia di andare... Forza, vice, aggrappati ai carrelli. Sì, aggrappati. Se, insomma, si rischia, ragazzi, di scivolare nel dire cose che magari possono buttare la sensibilità di qualcuno. Non che me ne freghi, però sapete, ragazzi, è sempre meglio evitare di parlare certe cose. Però se sarà interessante ne parleremo. Ma eccola qui, guardate, fuochi d'artificio. Holland Valley, la valle, la regione è stata liberata. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, abbiamo liberato la nostra prima regione. John Seed non c'è più. Abbiamo liberato anche un nostro caro, che era appunto la vice Hudson, perfetto. Ehi, accidenti. Non avevo mai visto Grazie. Niente di simile. Oh, senza occhiali, Nick. Abbiamo fatto bene a salvarti. Certo, ho fatto tutto io. Finalmente tu ci hai restituito la speranza. Grazie. Qualunque cosa succeda, siamo con te. Ehi. Hai fatto un gran lavoro, novellino. Per come la vedo io, da oggi sei tu che comandi. E se avessi bisogno di qualcosa, devi solo fare un fischio. Ah, io ce l'avrei bisogno di qualcosa, ragazzi, perché siamo all'ottavo episodio. A volte è meglio non svegliare il can che dorme. Attenzione. Un sigillo è stato aperto.
Mio fratello John era amato da pochi e temuto da molti. Non c'era nessuno che lo capisse, ad eccezione di me. Credetemi, John non era un mostro. Era solo un bambino quando la nostra famiglia è crollata. Lui era affettuoso, generoso, pieno di gioia. Questo faceva di lui una preda. John non era perfetto. A volte non era nemmeno buono. Ma era mio fratello. E i responsabili della sua morte verranno puniti. Questa è una promessa. No, ragazzi, abbiamo svegliato il can che dorme. Un sigillo è stato aperto. Però è pur vero che abbiamo finalmente liberato una zona. Quanto è figo Joseph Seed. Dio santo, vice. Finalmente la gente di Holland Valley può tornare a vivere. Sei di ispirazione per tutti. Ma la contea non è ancora libera. E non lo sarà finché Jacob e Fate non saranno sottoterra. Non è ancora finita. Passo e chiudo. Non so come ringraziarti. Non è finita, ragazzi, ma noi ci andremo a prendere il nostro. Eccoci qua, ragazzi, siamo tornati e ci spostiamo finalmente nella regione di Fate che abbiamo già assaggiato, mi pare nell'episodio 4 forse. Fatto sta, ragazzi, che adesso continueremo. Vedete che qui John ormai è X, però possiamo ancora liberare zone della mappa e fare delle missioni avamposti, cosa che non abbiamo fatto. Ma adesso noi ci concentreremo in questa zona e possiamo Pronto? Andare a prendere per questa puntata, visto che è già stata fatta, una di questi due specialisti. La setta ha fatto arrabbiare la piccola Puccettina. Ora Puccettina mangerà il birillo con i cretini. Se la vi... Ok, Puccettina, o questo qui mi sembra più interessante. Tesoro, gli Edeniti ci stanno addosso. Non so per quanto riusciremo a respingerli, figli di buona donna. Ragazzi, io direi che ce ne andiamo al porticciolo, perché mi sembra un po' più interessante. Faremo questo, sbloccheremo ovviamente tutti gli specialisti in questo walkthrough. Però ci andiamo via, andiamo da soli. Allora, ci dovrebbe essere la setta qua? Sì, libera l'avamposto dalla setta, quindi ci sta. Io non li vedo perché è notte e non ci vedo. Quindi comincio a tirare, ragazzi, mine a caso. Un allarme rimasto, quindi leviamoci gli allarmi, prima cosa. E forza. Ma ragazzi, siamo tornati nel territorio di Fate. So che forse sarebbe stato il caso magari di aggiungere la parte in cui liberavamo il territorio all'altra puntata. Però non mi piace farvi puntate. Oddio, XL sì, ci stanno, ma quando... è il momento giusto, se non voglio farvi cose troppo pesanti, tra virgolette. Però, vi ricordo in che territorio stiamo per quelli un po' più che masticano di meno. Abbiamo liberato qui la prigione di Hope Country. Abbiamo rincontrato lo sceriffo, il baffone, che stava insieme a noi e incredibilmente si è liberato da solo, cosa così. E soprattutto, signori, che è successo? È successo che abbiamo capito chi è Fate. Fate è una donna molto... come posso dire, ammagliatrice, che utilizza il gaudio per trasformare le persone e appunto rigirarle e fare in modo che entrino nella setta. Ma c'è chi rifiuta di entrare nella setta e quindi viene trasformato negli angeli, ovvero quegli uomini che sono praticamente lobotomizzati. Li abbiamo incontrati più volte, oltre alla puzza, sembra che c'hanno la puzza, ma in realtà è il gaudio. E praticamente, ragazzi, sono morti cerebralmente. Non rispondono più agli stimoli, sono solamente dei selvaggi. Certo, ce l'ho fatta. Avete letto in alto, ragazzi? Il gaudio è dappertutto e la gente è costretta a percorrere la via. Ma a Fate non piace chi disobbedisce. Sappiamo che ha sguinzagliato una pattuglia armata sul fiume e pare che abbia anche mobilitato i prescelti, i soldati più tosti della setta. Fai attenzione,
Sta salendo la foschia. Dà allucinazioni e se la respiri troppo a lungo, beh... Non c'è più! Fai la fine di Berk. Mi hanno rubato Tony! White Horse, chiudo. Ma ragazzi, infatti Berk... Cioè, ci dicono tutti Berk quando siamo stati lì alla prigione. Però io Berk... Sapevamo che l'avevano preso perché ci ha detto, l'avevamo sentito e faceva: oh, sono un sceriffo federale. Sì, sono io. Ascoltami bene. Già mi sta sul cazzo che il tuo Toy Boy viva nel mio cazzo di porticciolo. Posso persino creare. Ma se ci tieni alla pelle, non farlo avvicinare alla mia draga preferita. E non ti sto minacciando, quindi non andare a dire al tuo avvocato che ti sto minacciando, altrimenti ti faccio esplodere la macchina. No, beh, mica lo stai minacciando. Vabbè, noi ragazzi dobbiamo parlare con Adelaide, che dovrebbe essere sta tizia qua. Ma ti pare vero? Hanno avuto culo a beccarmi con le braghe calate. Adelaide Drabman, piacere di conoscerti. Ah, studiata Ostia. Grazie per avermi dato una mano a riprendere il mio porticciolo, ma ho un problema, tesoro. Dimmi. Quei merdoni degli Edeniti mi hanno rubato Tulip, l'elicotterina più agile del Montana. Preferisco farmi ammazzare che lasciare la mia bambina in mano a quei cazzetti flosci. L'elicottero l'ho vinto col mio divorzio, legale. Quei testimonial della disfunzione erettile l'hanno dipinto di quell'orrendo color maionese degli Edeniti. Quindi l'unico modo di trovarlo è identificare il pilota. Dovrebbe essere facile. Gli altri elicotteri della zona sono pilotati da donne. Volavamo insieme tutti i weekend, ma la nostra amicizia è andata a gambe all'aria quando quelle puttane volanti si sono unite all'Eden's Gate. Quindi non mi interessa se si beccano un proiettile vagante in mezzo alla fronte. Che ne dici, tesoro? Dammi una mano e io e la mia tulipa arriveremo quando e dove avrai bisogno. Ok, ragazzi. Direi che è una signora molto fine, educata e pagata nei modi. Allora, gli dobbiamo andare a riprendere il suo elicotterino e individuare i piloti che gliel'hanno fottuto. Vabbè, non sarà difficile, ragazzi, però mi sa che faremo un po' di salti qua, Dove sta il pilota? Ah, eccolo. Ma fa a terra per farsi uccidere. Dobbiamo uccidere il pilota, ragazzi, per individuare quello che ha rubato. Eccoli, guardateli. È un VIP. È un VIP della setta. Vabbè, ragazzi, siccome ci abbiamo tre spot. Eccolo, abbiamo ucciso. Abbiamo tre spot, come vedete lì in avanti. Mi sa che farò un po' di tagli in questa missione, perché è una di quelle piuttosto noiosette che potrei riempire con i miei momenti didattici e momenti interessanti. Però ragazzi, cioè ci starebbe, però non voglio allungarlo e ve l'ho già detto, non voglio renderla troppo pesante. Ci sono delle missioni che sono solamente spara, ammazza. E vabbè. Comunque, abbiamo liberato questa zona, dobbiamo raggiungere altri due posti, stanno a 1 chilometro e a 2,5 chilometri. Fega! Sparo a caso, non c'è nessuno. Ah no, c'era. Edeniti. Che poi, ragazzi, ho scoperto che quella donna, quello che del messaggio che avete sentito, che voleva uccidere il tizio, che non minacciava e tutto il resto. Ah, oddio, parcheggio perfetto. Vabbè, non sono un guidatore di aeroplani, l'abbiamo capito. È l'ex marito di quella tizia che c'ha un toy boy. E praticamente Grande Nick. Vedi che me lo so portato apposta, ragazzi, perché ho detto: ma io volo, vado a prendere dei piloti, e chi mi devo portare se non un pilota? Madonna, ragazzi, voi non potete capire che riprenderò da qua sicuramente. Vabbè, fate sparare. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, è questo. Questo è l'elicottero. E ora vattene, ammazza tutti, fa qualcosa. Non potete capire quanto era noioso e lungo lo spostamento con l'elicottero. Anzi, manco l'elicottero, io sono andato con l'aeroplanino, quello di Nick, che è un catamarano, che è. Ecco, bravo, colpisci il nulla. Ok, l'abbiamo ripreso, ragazzi, dobbiamo riportare Tulip al porticciolo, quindi altro percorso lunghissimo, 3 km, non passa mai. Quindi, ragazzi, non vi offendete se farò dei tagli in questa puntata, perché... Cioè, perché è così, tutto così che camminiamo.
insomma, per me che sto registrando da un bel po', insomma, è un po' noiosetta come situazione. Quindi ci vediamo là. Ah, oh, la setta non si fa mai manca niente. No, io mi sa che è il caso che parcheggio a terra con Tulip al porticciolo. Ma così, raga, non rischio che lo distruggo, via. E liberiamolo sto porticciolo. Così la signora pacatissima e di un'eleganza mostruosa, indefinita, che ha studiato Oxford Street, direi. Oh. Ah, ma questo era un nemico. Oddio, pensavo che era uno dei nostri. Proprio così come ci è passato. Vedete però la differenza dei bifolchi che ci attaccavano prima e quelli che ci attaccano adesso? Questi qui hanno quasi tutti la giacca nera. Giacca nera credo che siano appunto i prescelti. E avendo noi fatto le missioni all'inizio, adesso ci tocca combattere e comunque farci tutta questa parte del territorio di Hope. Di Hope. Hope è speranza, noi invece abbiamo fede, fate. Poi mi sa che c'era un telefilm che si chiama Open Fate. Vabbè, insomma, ce lo faremo con questi che sono un po' più forti. Però ci sta, ragazzi, che da un certo punto di vista mi è quasi dispiaciuto che non abbiamo affrontato John. Cioè, John è morto cascando dall'aereo. Ho fatto una fine orribile, vi dicevo, ma sarebbe stata una bella boss fight che combattevamo. Mi ha fatto pompare il sangue. Anche se mi pare che anche negli altri Far Cry non è che ci fossero chissà quali boss fight. Oh, merda. Che altro ammazzi la gente. Sì, che sono su di giri. Tarrapa, di mille polene. Sei Poi. Arrivato in tempo per la festa e mi hai pure riportato Tulip, tutta intera. Sono una donna di parola. Quindi, se ti serve una pilota capace di far saltare via la cappella a una talpa da 50 piedi di altezza, conta su di me. Chiamami quando vuoi, ma non intorno al tramonto. A Xander piace fare yoga a quell'ora e a me piace guardare. Non hai vissuto veramente finché non vedi quel culetto nella posizione del cane? Comunque, grazie di nuovo. Ti devo un favore. Ciao, chiappette. Ragazzi, sono quasi inebriato da cotanta intelligenza, però veramente finezza incredibile, proprio bollino giallo a gogo. Bene, ragazzi, abbiamo un altro specialista, mi pare che dobbiamo dobbiamo prendere ancora Puccettina. Devi che sentirti è quel confuso. Quel puma, che cos'è? In questo territorio però rinizieranno le missioni quelle fighe, perché dobbiamo andare ad abbattere la statua di Joseph Seed. Vi ricordate che era una delle missioni che avevamo preso lì alla prigione? Quindi lo faremo nella prossima puntata. Voi fatemi sapere che ne pensate. Queste sono le abilità di Adelaide. Ci porta un elicottero. Appuntamento al prossimo video. Un saluto a tutti a me Shosha. Alla prossima, ciao ragazzi. Ciao. Boom 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 boom. Bang 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 bang. Boom 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 boom.